Siamo questa serata di discussione. Grazie per la vostra presenza e grazie naturalmente per l'invito. Il mio nome è Davide Orban e sono qua come appassionato di questi argomenti. Mi ha invitato Gianni Degli Antonis, gli sono molto grato. E oltre alla mezz'oretta, 40 minuti di presentazione, vorrei che, così come mi aveva anche lui anticipato, potessimo discutere di questi argomenti. Sono convinto che molti di voi li abbiano già avvicinati. In effetti vorrei chiedervi, chi di voi è familiare con il concetto di singolarità tecnologica, se potete alzare la mano così capisco anch'io meglio come orientare quello che dico, perfetto. Quindi se avete letto il libro di Ray Kurzweil, perché diverse delle idee le basiamo su quel libro. Prendiamo spunto sia dal suo libro che da altri, alcuni di questi ne ho portati, e sulle mie slide che sono disponibili anche online ci sono le fonti di praticamente tutti gli spunti che cito. Andremo a definire specificamente che cos'è la singolarità tecnologica, poi cercheremo di definire quali sono le premesse che possono portare al presentarsi della singolarità tecnologica attraverso l'analisi delle dei diversi meccanismi evolutivi che si sono presentati finora e come l'ultimo di questi meccanismi evolutivi porti all'accelerazione tecnologica. Vedremo brevemente critiche, obiezioni, pericoli che possono presentarsi nel analizzare questi concetti e le promesse dei cosiddetti singolaritariani, cioè delle persone che non solo ritengono possibile l'avvento della singolarità tecnologica, ma lo ritengono desiderabile. Innanzitutto, la singolarità tecnologica, che è appunto un punto nello sviluppo della civiltà, dove il progresso tecnologico può diventare incomprensibile, perlomeno agli esseri umani attuali, e che si sviluppa attraverso il presentarsi sulla scena di un'intelligenza generale superiore a quella umana, è un fenomeno fisico, sociologico, non è nella sua concezione un fenomeno trascendentale, spirituale, quindi non è assolutamente da confondersi con argomentazioni o analisi di tipo metafisico. La premessa da cui partiamo è quella che le conquiste dell'umanità fino ad oggi raggiunte siano positive e sia desiderabile rafforzarle, consolidarle, portarle avanti attraverso un percorso di sviluppo e che quindi i possibili potenziali rischi esistenziali a quanto è stato conquistato finora debbano essere esplorati perché possano essere analizzati e possibilmente evitati. In effetti, tralasciando gli scenari più ottimisticamente ingenui, l'evento della singolarità tecnologica stessa è un rischio esistenziale di questo tipo e quindi analizzarlo è particolarmente importante. Assolutamente, prego. Nessun problema, la ringrazio. Ripeto la domanda, siccome stiamo registrando questo intervento, in modo che poi successivamente si possa sentire anche la domanda. E quindi la domanda era che cosa intendiamo per intelligenza superiore. Sì, intendiamo quello che in informatica da una 50 anni da questa parte viene definito intelligenza artificiale. Quindi intendiamo le manifestazioni concrete di un programma, una serie di programmi che oggi vedremmo girare su un calcolatore
e nel momento in cui si presenteranno, non necessariamente gireranno su calcolatori così come li conosciamo oggi, e che in alcuni degli scenari che l'analisi della singolarità tecnologica presenta possono progressivamente fondersi con gli esseri umani biologici, concretamente. Ma che non necessariamente lo fanno, non è necessario per raggiungere un'intelligenza artificiale generale che questo parta da quella che è l'architettura del cervello umano. Ci sono due o tre fotografie che vi presento perché sono particolarmente significative. Il concetto della singolarità viene progressivamente, sempre più intensamente studiato negli ultimi 5, 10, 15 anni, però nasce già 50 anni fa e oltre. Questa fotografia, a mio avviso, è particolarmente significativa perché le tre persone ritratte, che hanno originariamente generato, perlomeno è la prima fonte riportata di questo concetto, hanno anche contribuito fondamentalmente ad altre due direzioni essenziali per la realizzazione della singolarità. Richard Feynman, che ha introdotto pochi anni dopo il concetto di nanotecnologia, cioè la possibilità di realizzare strutture attraverso progettazione di ingegnerizzazione specifica a livello atomico, molecolare, per poi arrivare a livello atomico, e John von Neumann che ha posto le basi alla informatica così come l'abbiamo finora architettata e studiata. Il congiungersi di questi rami è essenziale per lo sviluppo della singolarità. Con un certo salto arriviamo a Vernon Vinge, che è anche uno scrittore di fantascienza particolarmente creativo e i cui libri esplorano in effetti i concetti della singolarità con una inventiva molto stimolante. È stato docente di matematica all'Università di San Diego, adesso si è ritirato, e ad un simposio della NASA nel 1993 ha presentato un breve articolo che però analizzava quelle che sono le premesse della singolarità e metteva a fuoco che per quanto l'umanità potesse essere la necessaria premessa perché si arrivasse alla singolarità, questo poteva essere anche di per sé un pericolo per l'umanità stessa. Bill Joy è il fondatore o uno dei cofondatori di Sun Microsystems. E nell'aprile 2000, nella rivista Wired, che è un po' la Bibbia di quelle che sono le esplorazioni delle conseguenze culturali della tecnologia digitale di oggi, ha scritto un articolo estremamente lucido e particolarmente pessimista. Questo articolo, intitolato Perché il futuro non ha bisogno di noi, proponeva di abbandonare volontariamente le linee di ricerca che possono portare ad uno sviluppo estremo delle tecnologie genetiche, robotiche e nanotecnologiche, GRN, che è un acronimo che vedremo anche più avanti. Faceva questa proposta perché Bill Joy riteneva che non si potesse correre il rischio di scatenare, di sguinzagliare sull'umanità impreparata le conseguenze di implementazione di queste tecnologie, che di per sé sono neutrali, ma che hanno conseguenze potenzialmente molto distruttive e che lui vedeva come qualcosa che necessariamente si sarebbe avverato senza la possibilità di fermarle. Esempi naturalmente di questi si possono facilmente immaginare, terrorismo batteriologico, macchine autoreplicanti senza limiti, agenti robotici autonomi
con intenzioni distruttive. E il suo articolo ha suscitato una discussione estremamente vivace, che viene riportato anche dal libro di Ray Kurzweil, The Singularity is Near, la singolarità è vicina, che è lo spunto, se vogliamo, anche per la discussione di stasera. Ray Kurzweil è un inventore che ha disegnato, progettato il primo meccanismo OCR di Optical Character Recognition, di riconoscimento dei caratteri, il primo motore di riconoscimento vocale ed altre realizzazioni estremamente significative ed importanti. È anche un futurologo professionista che prevede quando eventuali invenzioni possono trovare terreno fertile perché vengono sfruttate da un punto di vista economico direttamente per le proprie aziende. E oggi ha un team molto produttivo e molto attento che raccoglie quelle che sono le indicazioni verso la singolarità su un proprio sito, dove sono presenti anche tutti i dati alla base delle previsioni estremamente radicali del libro. Contrariamente all'articolo che ho citato precedentemente di Bill Joy, le conclusioni del libro di Ray Kurzweil sono estremamente positive, estremamente promettenti. Non nasconde, non sottace quelli che sono i rischi della strada che porta alla singolarità e oltre, però ritiene che l'umanità sia su una strada dove non può, non è in grado di fermarsi e che quindi l'unica possibilità per evitare le conseguenze negative è quello di andare avanti su questa strada. Qual è questa strada? Su quale strada in effetti ci siamo incamminati? Come siamo arrivati ad essere in grado di analizzare queste possibilità, positive o negative, che le riteniamo? Nell'universo nato 14 miliardi di anni fa all'incirca dal Big Bang, sono presenti diversi meccanismi particolarmente efficaci che creano complessità, che creano strutture stabili che a loro volta manifestano fenomeni che figliano nuove strutture e questa figliazione porta a strutture stabili più complesse. In sequenza, percorrendolo con semplicità, vediamo l'aggregazione fisica della materia che porta all'emergersi di oggetti come le stelle, che hanno caratteristiche di perturbazioni, di cicli di funzionamento, di cambiamenti, di meccanismi che gli permettono di brillare per miliardi di anni, molto più complessi che non il gas omogeneo, più o meno omogeneo di idrogeno che li ha generati. Le scale di tempi all'interno dei quali questi meccanismi lavorano sono quelli dei 10 miliardi di anni, dove la stabilità della struttura realizzata stessa è all'incirca dell'ordine di grandezza di un miliardo di anni e oltre. Sulla Terra, l'evoluzione darwiniana ha prodotto nell'ordine di grandezza di un miliardo di anni o due o tre che siano, strutture viventi che hanno a loro volta una stabilità intrinseca intesa come specie, dove quindi il pattern caratteristico della struttura che si presenta è individuabile, riconducibile, e come esempio riporto l'organismo più longevo, più rappresentativo, più numeroso sulla Terra, che è quello della grande famiglia dei batteri,
E noi siamo a oggi gli unici rappresentanti che conosciamo dell'evoluzione popperiana, che è sempre un'evoluzione inteso come meccanismo di replicazione con errori all'interno di un ambiente limitato che quindi produce naturalmente quello che è una selezione naturale, senza alcun intervento ulteriore, ma che non agisce esclusivamente attraverso i meccanismi di eliminazione di individui a priori determinati, che quindi non hanno modo di intervenire sul proprio comportamento. Il tipo di cambiamento che la società umana è in grado, nell'arco suo caratteristico di 100.000 anni all'incirca, come specie, di effettuare, è un cambiamento molto più efficace, molto più rapido che non quello dell'evoluzione darwiniana. L'ultimo elemento a noi oggi conosciuto, che si sta in effetti studiando adesso perché si ritiene che le sue conseguenze non siano state tutte esplorate, anzi, è il contrario, semmai stiamo solo adesso immaginando quali possano essere, è l'evoluzione tecnologica intesa come tecnologia autonoma, non la nostra capacità di realizzare un oggetto fisico, bensì la nostra capacità di generare strutture artificiali che si autoriproducano. La strada che ci ha portati a questo arrivo ha un periodo caratteristico all'incirca di 10.000 anni, è da 10.000 anni che abbiamo cominciato a costruire la nostra civiltà tecnologica, e il periodo caratteristico oggi che vediamo attraverso quello che è la legge di Moore di cambiamento delle generazioni di computer è su per giù di un anno. È prevedibile che questo periodo collassi ulteriormente e che quindi l'evoluzione gregoriana porti queste strutture autonome ad un cambiamento ancora più rapido. Qual è la differenza tra l'evoluzione gregoriana rispetto all'evoluzione popperiana prima menzionata? È la capacità ancora più efficace perché questi agenti autonomi intervengano non solo sul proprio comportamento, ma le regole sottostanti il comportamento e le strutture che governano questo comportamento. Prego. Una curiosità sul nome, come mai Gregoriana? In effetti io vorrei chiamarla Denettiana, Denettiana, ma la fonte che lo riporta, dopo magari lo ritroviamo direttamente sul sito, è uno studioso che l'ha proposto per la prima volta, che si chiama Gregory. La differenza tra Darwin, Proper e Gregory è proprio la possibilità di intervenire da parte dei meccanismi evolutivi su specie fisse che sopravvivono o si eliminano, scusate, individui fissi che sopravvivono o vengono eliminati per il mutamento progressivo della specie. A secondo livello, gli individui che partecipano ad una cultura che osservano i modelli mentali sottostanti il proprio comportamento e agiscono di conseguenza cambiando il comportamento nel momento in cui il modello mentale non sia produttivo, non produca un comportamento adatto all'ambiente, e in ultimo abbiamo un meccanismo ancora più efficace dove l'osservazione dei possibili eventi in termini ipotetici all'interno del modello mentale può portare al cambiamento della struttura sottostante che ha prodotto il modello mentale stesso. Lo vedremo in uno slide successivo, ma in termini
se vogliamo un attimo di banalizzati, l'intelligenza artificiale che è in grado per definizione di osservare il proprio codice sorgente lo può modificare e, inserito all'interno di un contesto evolutivo, lo modificherà proprio per arrivare ad una maggiore probabilità di sopravvivenza. All'interno del libro di Ray Kurzweil ci sono innumerevoli e bellissimi grafici che rappresentano su coordinate bilogaritmiche una linea che porta verso la singolarità, a partire dallo sviluppo della vita, della cultura umana, della rivoluzione industriale, dell'invenzione dei computer. E non è un'invenzione di Kurzweil. Uno dei grafici che introduce subito dopo il proprio è un metastudio, una meta-rappresentazione di una quindicina di fonti diverse che, con una certa distribuzione dovuta naturalmente all'incertezza della datazione di certi eventi, ma ha la stessa forma. Vi sarà particolarmente familiare, visto che ci troviamo in un dipartimento di scienze dell'informazione, quella che è la curva di crescita della performance dei calcolatori, e ho scelto questo grafico perché è parzialmente magari dovuto al caso, ma è visibile qua quello che è l'analisi sottostante in ognuno di questi grafici. Non si tratta di una curva, ma di un inviluppo. Sono tecnologie che disegnano una curva logistica, una curva ad esse, perché vanno esplodendo, sviluppandosi e poi saturano le proprie possibilità e vengono sostituite in modo molto morbido da nuove tecnologie che si presentano per rappresentare, per portare avanti in modo più efficace gli stessi obiettivi. E quindi la curva esponenziale è l'inviluppo di queste curve ad esse successive. Questo è importante perché, andando ad analizzare una tendenza tecnologica singola, si va immediatamente a smentire la tesi di Kurzweil, che ci sia un'accelerazione delle tendenze tecnologiche e che l'efficacia, il ritorno nella realizzazione degli obiettivi desiderati di queste tendenze aumenti. Invece la sua osservazione in quanto futurologo è un'osservazione epistemologica, è un'osservazione tecnologica di metastudio che parla appunto della visione di diverse tecnologie che si sovrappongono. Paul Crutzen nell'anno 2000 ha creato questo neologismo che secondo me dovrebbe diffondersi con ancora maggiore forza di quanto abbia già. Paul Crutzen ha vinto il premio Nobel in chimica per l'identificazione e l'analisi delle cause del buco dell'ozono sull'Antartico. E l'antropocene, nella sua accezione, rappresenta quell'era geologica che è caratterizzata dall'intervento dell'umanità sulla biosfera terrestre, così come altre ere geologiche sono state caratterizzate da propri meccanismi. Un esempio scioccante di quanto questo sia concreto nella nostra vita è riportato nel recentissimo libro di Daniel Dennett, Breaking the Spell, che parla di un importante argomento diverso, di come sia necessario oggi studiare il fenomeno religioso come
elemento sociologico, come programma scientifico, senza remore, se vogliamo. Riporta l'analisi di Paul McCready, dove viene evidenziata uno stravolgimento della composizione della biosfera dei vertebrati terrestri. Quindi non parliamo di insetti, batteri o della vegetazione, parliamo degli animali superiori. 10.000 anni fa, meno del 1 per 1000 di questa sezione della biosfera era rappresentato da esseri umani e dagli animali domestici, cani, pecore, maiali o altri che fossero. Il 99,9% e passa erano animali selvatici. Solo 10.000 anni dopo, che in termini geologici, biologici è nulla, assolutamente nulla, la proporzione si è totalmente ribaltata. Il 99%, il 98% della biosfera dei vertebrati terrestri è rappresentato dagli esseri umani e i propri animali domestici. Miliardi di esseri umani e decine di miliardi tra pollame, ovini, bovini e così avanti. E il 2% è quello che è rimasto agli animali selvatici. Questo è un esempio che penso anche coloro che negano la concretezza del fenomeno del riscaldamento globale, che dicono o non esiste e non esisterà mai, o dicono semplicemente non ne sappiamo abbastanza, o coloro che dicono no, tutti i bei grafici che Ray Kurzweil disegna in termini esponenziali sono un artefatto culturale del proprio punto di vista e non rivestono una realtà oggettiva. Ecco, questo tipo di dato è difficile relativizzarlo, è difficile metterlo sotto il tappeto, è difficile buttare lì un nihil novum, non c'è niente di nuovo. Una delle cose che a mio avviso sarà più divertente anche osservare nei prossimi anni, dal punto di vista di coloro che desiderano l'avvento della singolarità tecnologica e sarà più osservato con brivido da coloro che non lo vogliono o che lo ritengono impossibile, saranno quelle tracce della singolarità che si potranno vedere nel bene o nel male. Io riporto tre piccoli esempi, non necessariamente spinti, ma che possono contribuire magari alla discussione che tra poco inizieremo. E al MIT c'è un centro che si occupa di realizzare infrastrutture e meccanismi di quello che si potrà chiamare materia programmabile. E loro ritengono, Neil Gershenfeld, che è il direttore di questo centro, fa l'esempio di come la manifattura dell'industria più avanzata che abbiamo, la creazione di chip con dimensioni caratteristiche che si stanno avvicinando ai nanometri, sia identico alla prima fabbricazione dell'uomo cosiddetto primitivo o preistorico, che prende un po' di argilla, lo forma, ci disegna su qualcosa con il bastoncino, poi lo mette nel forno, lo cuoce, lo tira fuori, lo spolvera e ha un vaso. Alla Intel, con 6-10 miliardi di dollari di investimento, non fanno altro. Prendono un po' di silicio, ci disegnano sopra, non usano il bastoncino, usano i raggi ultravioletti o i raggi X, lo mettono in forno, lo tirano fuori, lo lavano, poi lo tagliano ed ecco il chip. Mentre quello che loro stanno facendo è la possibilità di effettuare un cambiamento di fase della manufattura
dove è la spontaneità della costituzione del DNA in termini chimici dagli elementi costituenti, che viene preso come analogia per trovare forme a noi utili di prodotti che nascono, fra virgolette, spontaneamente e che contengono il proprio programma. Un'altra cosa molto significativa a mio avviso, che stanno contemporaneamente portando avanti, è la costruzione di quello che chiamano Internet Zero, cioè realizzare standard e protocolli di comunicazione indipendenti dal layer di trasporto e che possano permettere l'inserimento a costi trascurabili di capacità di comunicazione, oggi lo chiameremmo server web, ovunque e in ogni oggetto. L'anno scorso è appena uscito il libro di Ray Kurzweil, un eminentissimo divulgatore italiano, Roberto Vacca, ha scritto un articolo che commentava sul libro di Kurzweil in termini dubbiosi e diceva: io sono andato a vedere le fonti dei dati di Kurzweil, i grafici che lui disegna così ottimisticamente, e ho plottato e interpolato i dati e a mio avviso l'errore caratteristico nel interpolarlo come una curva logistica ad esse è molto inferiore che non interpolarlo come esponenziale. Quindi secondo me Kurzweil sbaglia. Questa sua analisi, secondo me, era sbagliata per due ragioni. Una, quella che abbiamo menzionato prima, cioè ha tenuto conto di una particolare curva e non dell'inviluppo delle curve, che è il nucleo del ragionamento di Kurzweil. L'altra ragione per cui sbaglia è perché effettua l'interpolazione a parità di condizioni. L'introduzione, e scusatemi se menziono termini un po' tecnici, ma immagino per voi non sia un problema, l'introduzione di un protocollo come IPv6 e l'introduzione di nuovi metodi di comunicazione come Internet Zero da parte dell'MIT renderà possibile che fra 15-20 anni, come Vacca proiettava, non ci siano 600 milioni di host sul pianeta, ma siano 600 miliardi o 600 mila miliardi se ci serve, affinché in questa stanza, se lo vogliamo e lo desideriamo, ogni oggetto, a qualunque granularità lo vogliamo chiamare tale, sia in grado di comunicare. Una seconda traccia della singolarità prossima ventura, sempre molto umilmente e molto timidamente, manifesta a mio avviso nella gara vinta con successo al solo secondo tentativo, dopo il primo anno che è andato fallire, del cosiddetto DARPA Grand Challenge, dove più di 100 miglia, 150-180 km di percorso sono stati superati da veicoli totalmente autonomi ad una media di circa 50-60 km all'ora. E dove quest'anno, non mi ricordo se questa settimana o settimana prossima, si ripete la stessa sfida all'interno di traffico urbano simulato. Mentre il percorso nel deserto non era affatto simulato, c'erano precipizi, c'erano gallerie, il percorso è stato consegnato ai team un'ora prima della partenza e rispetto alla presunta difficoltà, se non addirittura impossibilità, che un problema di intelligenza artificiale, di pianificazione, percezione, correzione degli errori, adeguamento ai concreti fallimenti delle varie tecnologie poteva rappresentare, solo qualche anno fa, queste macchine oggi hanno hardware standard. La macchina vincente dell'Università di Stanford aveva 4 PC ed era una macchina normale, una macchina di serie.
Un terzo esempio è proprio di settimana scorsa, dove mi sembra che la fonte originaria fosse australiana, un gruppo di medici ammetteva, se vogliamo, per la prima volta, non è che lo rilevassero per la prima volta, a mio avviso, lo ammettevano per la prima volta. Quando fanno una diagnosi, si consultano con Google. E non parliamo di specialisti, parliamo di medici generici. Inserire i sintomi di una malattia all'interno del motore di ricerca permette di affiancare il medico specialistico nella diagnosi. Per chi di voi ha seguito la ultima o penultima ondata di ricerca in intelligenza artificiale 20 anni fa, dove uno dei punti di esplorazione era quello dei sistemi esperti, con approccio top-down, dall'alto, basato su regole che affogavano nella propria complessità dopo 3 passi e che assolutamente erano simpatici e magari facevano qualche cosa in un strettissimo campo verticale, si renderanno conto come l'involontaria conseguenza degli algoritmi di rilevanza in un approccio bottom-up di Google sia alieno rispetto a quello che noi 20 anni fa abbiamo potuto immaginare. Com'è infatti il nuovo approccio allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, alla intelligenza artificiale generale? È un approccio opposto, bottom-up, dal basso, che parte da modelli funzionali, quindi con certe aspettative, certe attese, e che mira al reverse engineering, allo studio e all'analisi completa del cervello umano. Lo strumento utilizzato, che approfitta dei miglioramenti radicali ed esponenziali che la legge di Moore comporta, e la scansione cerebrale funzionale, che è una modalità totalmente non invasiva, la cui precisione sta aumentando esponenzialmente, la cui sensibilità sta aumentando esponenzialmente. Io sono stato ad una fiera normale, al CeBIT, questo marzo, dove c'era una macchina, dove ti sedevi davanti, ti mettevi un casco e questo attraverso un feedback che tu nell'arco di una decina di minuti apprendevi senza nessun problema, ti leggeva il pensiero per muovere una manopola per giocare a Pong. Oggi ci vuole il casco, così come ieri ci voleva la perforazione di elettrodi nella testa, probabilmente nessuno per fortuna l'ha fatto, almeno per giocare a Pong. Domani lo si farà da distante. Oggi ci vogliono 10 minuti e si fa solo per muovere una manopola, domani sarà possibile farlo per processi di pensiero qualunque. È molto interessante quello, tra l'altro, che sta facendo IBM con la sua prossima iniziativa, non quella precedente, ma quella prima ancora, le ricordate? Deep Blue, che ha battuto il campione mondiale di scacchi in carica, che pur essendo il migliore essere umano che fosse in grado di giocare a scacchi, ha avuto una battuta di orgoglio che purtroppo l'ha abbassato invece che innalzarlo, e ha detto: non è possibile, altri esseri umani devono averlo manomesso, che è un ossimoro. Se lui è il migliore, altri non possono averlo battuto, può averlo battuto solo qualcuno che non è umano. Quello precedente di IBM, successivo a Deep Blue, è BlueJeans, che utilizzano per sviluppare le proprie tecniche di costruzione di supercalcolatori, così come il grafico che abbiamo visto precedentemente, e il cui scopo è quello dell'applicazione biologia molecolare per come si contorcono
le proteine che costituiscono i geni. L'iniziativa di adesso, che si chiama Blue Mind, è per la modellazione della neocorteccia, non ancora nella sua interezza, ma in base ad un modello biologico che oggi riteniamo essere corretto, ed essendo la neocorteccia sede delle nostre funzioni superiori di percezione, di interpretazione di tipo cognitivo, questo è il primo passo nel nuovo approccio allo sviluppo dell'intelligenza artificiale che anche altri stanno percorrendo. È nato un anno fa un nuovo centro di neuroscienza applicata all'Università di Berkeley, in parallelo la società commerciale che sfrutta le ricerche, chiamato Numenta, e che le applicherà nel campo della visione per prima. Sì. A che modello si riferisce per la corteccia? Quello di IBM è un modello biologico, quindi in conseguenza alla scansione funzionale si è andato a stabilire che ci sono sette livelli di cellule che comunicano fra di loro e che nel passare l'informazione originariamente disomogenea della percezione auditoria o visuale o olfattoria o tattile che sia, compiono una sintesi integrativa e man mano che ci si alza sul livello delle cellule il segnale non è più differenziato. Quindi, che cosa comporta questo? Quali sono i meccanismi che sottostanno a questa integrazione, a questa sintesi di segnale e come un meccanismo anche molecolare di memoria locale a questa colonna di unità di corteccia permetta di costruire modelli locali di previsione. Praticamente il segnale visivo, questo è un esempio che si riporta quasi universalmente, il segnale visivo costante sparisce dalla cognizione. È la differenza del segnale visivo che in realtà noi ci siamo evoluti a percepire. Ed è questa differenza di segnale che la singola colonna di neocorteccia va a mettere in evidenza, va a massimizzare. Non vorrei entrare nel discorso, però l'eliminazione del segnale costante è un fattore clinico, non serve andare a livelli corticali. I sette livelli sono quelli del tipici, comunque. La rete è un pezzo del cervello, quindi sa. Sì, ma Non fa parte della corteccia, ma e poi non c'è accordo di fatto sul modello. Oh, per carità, i miliardi di dollari di IBM magari sono sprecati, eh? No, dico solo che non c'è accordo, mi sembra importante Comunque, capire. uno dei due computer che fanno quelle cose lì per fare quelle cose arriva all'ospedale San Raffaele. Quindi avrete la possibilità di vedere cosa succede. Diciamo che le ricerche di Berkeley sono accademiche, fino ad un certo punto perché danno in licenza esclusiva all'autore sia di Numenta che di questo istituto è il fondatore di Palm, che ha preso i suoi soldi e ha detto è questo che voglio fare. In realtà è questo che ho sempre voluto fare, ma intanto Palm mi ha permesso di trovare i soldi per poi investirli qua. La ricerca di IBM è di tipo informatico, di architetture di computer. Adesso non mi ricordo nemmeno l'ordine di grandezza, se sono 5.000 o 50.000 CPU che stanno mettendo insieme per fare questo Blue Mind. E questo è di per sé, secondo me, interessante. Quello che potremmo ritrovarci, e sono d'accordo, non c'è consenso su questo, magari sarà un altro approccio che avrà successo, è l'effetto collaterale di uno sviluppo che molti gruppi stanno portando avanti. La forza delle previsioni futurologiche di Ray Kurzweil sta anche in questo. Lui non sta dicendo per nessuna delle cose che in modo incredibilmente ambizioso prevede,
è rischioso perché è la sua reputazione che anche sta mettendo a rischio, non sta dicendo: secondo me vincerà questo approccio, vincerà questo approccio per il reverse engineering del cervello o per la trasmigrazione della mente, non dell'anima, che lui mette in atto, o che prevede, mette in atto, che prevede che accadrà. Dice, proprio perché ci sono così tanti gruppi che stanno lavorando su questi, uno degli approcci avrà successo. E qualunque approccio abbia successo, comunque cavalca la legge dei ritorni economici, computazionali, memetici in generale, che accelerano. Una volta che ci si arriva, e quindi che sia il gruppo di IBM, che sia il gruppo di Berkeley, che sia una miriade di altri gruppi, ce n'è uno molto interessante, per esempio, i cui video sono anche scaricabili, è una società che si chiama Novamente, anche loro stanno studiando come implementare una intelligenza artificiale generale. Ecco, ma una volta che ci si arriva, cosa succede? Perché, così come abbiamo accennato prima, se sei un'intelligenza artificiale, contrariamente a noi, che siamo soggetti all'evoluzione popperiana, il codice sorgente che ti genera è a tua disposizione e sei in grado di studiarlo, sei in grado di analizzarlo e di accorgerti che potrebbe essere migliorato. E nel momento in cui inserisci questi miglioramenti e ti ritrovi ad essere ancora più intelligente, dai un'altra occhiata e se hai voglia implementi i nuovi miglioramenti e ripetendo il tutto in modo ricorsivo si arriva a questo fenomeno che nel 65, quindi una quarantina di anni fa, è stato identificato e che è stato chiamato Intelligence Explosion, l'esplosione dell'intelligenza. Che cosa comporta l'esplosione dell'intelligenza? Così come le prime forme di vita sulla Terra sono state abbastanza uniformi e poi una testimonianza particolarmente drammatica per chi ha messo in difficoltà in termini di spiegazione evolutiva Darwin stesso, c'è stata la esplosione cambriana di forme viventi e ce ne sono state altre prima che hanno lasciato nessuna traccia perché erano a livello di batteri. Una in particolare conosciamo che è stato il passaggio da batteri anaerobici che vivevano nell'atmosfera terrestre originaria priva di ossigeno per arrivare al metabolismo sottostante noi di batteri aerobici che hanno bisogno di ossigeno un po' più efficienti. Così è sufficiente la prima intelligenza artificiale perché si assista alla diversificazione. Alla diversificazione che non si ferma alla considerazione provinciale del quoziente di intelligenza dove la scala va dall'idiota del villaggio ad Einstein. E all'interno di quello che studiamo tutto il possibile, sia in termini lineari, se vogliamo puramente di quoziente di intelligenza, ma sia in termini di parametri a noi eventualmente sconosciuti, possiamo raggruppare all'interno dello spazio delle fasi delle intelligenze possibili tutte le menti umane all'interno di un minuscolo punto e le intelligenze artificiali che nascono andranno a spaziare verso posizioni all'interno di questo spazio di fasi, posizioni che per noi sono fisse, ma per loro no, o non necessariamente, e con motivazioni anche radicalmente diverse dalle nostre. Se la singolarità è vicina, e questa foto è simpaticissima, è la caratteristica, il caratteristico cartello dei
dei mendicanti di strada che dice, o anzi scusate, non dei mendicanti, di coloro che vogliono convertirti alle varie religioni estremiste o più di nicchia negli Stati Uniti. Ecco, se la singolarità è vicina, come dobbiamo comportarci? Esiste una fondazione che si occupa proprio di questo, è la Singularity Institute for Artificial Intelligence, il cui scopo è quello di stabilire le condizioni possibili, ma anche necessarie perché la prima intelligenza artificiale che nasca sia amichevole. Cosa significa questo in termini formali, più o meno formali? Che ci sia una funzione di utilità valutata su diversi parametri che venga massimizzata dal comportamento di questa intelligenza artificiale. Quale sarà questa funzione di utilità? In termini qualitativi, il bene dell'umanità. Cosa significhi questo poi è da definire e da implementare. È fondamentale ed è matematicamente possibile trovare una funzione che sia stabile sotto le condizioni di automodifica, perché la motivazione intrinseca della intelligenza artificiale così realizzata ad automodificarsi include il bene dell'umanità e questo lo porta ad una modifica che continuerà ad includere il bene dell'umanità. Non è ammissibile, al contrario, fare un approccio a casaccio e nemmeno ammissibile prendere un approccio evolutivo. Lo dobbiamo beccare giusto al primo colpo, altrimenti il rischio esistenziale posta all'umanità dal presentarsi massiccio di queste tecnologie genetiche, robotiche, nanotecnologiche assieme agli agenti autonomi delle intelligenze artificiali avrà un po' le stesse caratteristiche che c'è stato nel passaggio da batteri anaerobici a batteri aerobici. Dominavano il pianeta. Per un miliardo di anni hanno dominato il pianeta i batteri anaerobici. Erano i signori del proprio universo. E oggi ci sono ancora. 4.000 metri sotto il livello del mare, dove non c'è luce, dove non c'è ossigeno, dove si nutrono del calore e dei gas a noi tossici delle eruzioni vulcaniche sotterranee. Noi, ed è stata questa la premessa con cui abbiamo iniziato, non vogliamo che vada a finire così. Bill Joy, che abbiamo menzionato, diceva: bisogna che ci si fermi. Nella pratica questo non è possibile. E non è possibile anche da un punto di vista sociologico, politico, religioso, quali che siano le motivazioni in un mondo globalizzato che possono portare un gruppo a sviluppare tecnologie che altri gruppi volontariamente si fermano dallo sviluppare. Il progetto Manhattan era in fondo questo, la risposta americana alla minaccia da parte di Hitler dello sviluppo della bomba atomica, con il supporto del pacifista Einstein, è stato quello. Non ci si può permettere di non prepararci. Nessuno di loro poi era d'accordo nel provarla la maledetta bomba. Quale sarà quindi la soluzione del complessissimo problema da un punto di vista anche matematico, perché non è solo questione di implementazione tecnologica, ma anche una questione di modellazione, di pianificazione, di capacità di analisi matematica, soprattutto nel momento in cui parliamo della natura e delle conseguenze dell'intelligenza artificiale costruenda, saranno assolutamente da vedere.
Nel momento in cui accettiamo che la strada che abbiamo visto adesso in questa mezz'oretta forse più percorrere è una strada dove non ci si può fermare, se la azzecchiamo giusta, le promesse della singolarità sono quasi logica, un'analogia con i buchi neri, anche quelli non sono rimasti a lungo insondati. Oggi nella fisica, nell'astronomia, esistono modelli molto specifici, molto dettagliati di qual è la struttura interna, il comportamento, l'evoluzione dei buchi neri. Così la singolarità non rappresenta l'inconoscibile, ma rappresenta assolutamente una rottura di continuità dove noi, con il privilegio di poterlo cercare di influenzare, non ci si può permettere di non farlo. Già oggi, se ci si fermasse, da 6 miliardi e passe che siamo, ci ridurremmo, non so a quanto, ma ci ridurremmo, magari senza tornare ai circa 80 milioni di individui che si calcola vivessero 10.000 anni fa all'inizio della civiltà tecnologica, ma la Terra senza soluzioni tecnologiche oggi è in una situazione di per sé comunque insostenibile. Quanto questo porti la singolarità tecnologica ad una situazione di una profezia che si autoavvera, lo vedremo, e quanto i giudizi di desiderabilità, oltre che fattibilità, influenzino la forma che il futuro avrà, lo vedremo ulteriormente.